No. Da un paio di giorni è ricomparsa questa storia del facciamo più deficit per risolvere il problema del debito pubblico, perché facendo più deficit aumenta il PIL e quindi il debito diminuisce nel complesso. Ne ho già parlato in un altro video, però mi sa che bisogna dedicare un video apposta per smentire una volta per tutte questa favola, perché è semplicemente una favola. Ora, cos'è il debito pubblico in parole povere? È la somma di tutti i deficit degli anni passati. Ma cosa ci hanno insegnato alle elementari quando facevamo aritmetica? Somme di numeri negativi dà una cifra negativa e non positiva. Quindi, se io faccio sempre deficit in tutti gli anni, il mio debito pubblico aumenta, non diminuisce. Semplice aritmetica. Da quarta, quinta elementare, non so quando si fanno le somme, non lo so, però semplice aritmetica. E anche l'economia non può oltrepassare questa banalissima legge, ok? Ma alcuni di voi probabilmente ancora non li ho convinti, perché si sa, alle elementari poi no? Si sta a guardare la ragazzina di cui si è innamorati e si sta magari un po' disattenti quando si fanno queste cose. E quindi andiamo sul pratico. Se andiamo a vedere tutti i casi in cui delle nazioni hanno ridotto notevolmente il debito pubblico, lo hanno fatto solamente con avanzi di bilancio, quindi non deficit, ma avanzo, quindi risparmiando. E in queste fasi di grande risparmio, la crescita economica è stata comunque sostenuta. Non mi voglio dilungare troppo sul dettaglio di ogni caso, magari lo facciamo in un altro video, però il senso è questo. Ogni nazione che ha ridotto il debito pubblico l'ha ridotto solo tramite avanzi di bilancio, cioè incassando di più di quanto spende. Non c'è stato alcun caso in economia dove più deficit ha voluto dire anche una riduzione del debito pubblico. Ma lo so, non vi ho convinti neanche con aritmetica e casi pratici. Allora andiamo a vedere la storia italiana, andando a mettere nel grafico la correlazione tra deficit pubblico e debito pubblico e vediamo come questi due interagiscono tra di loro. Avete visto? C'è una correlazione positiva tra deficit e debito pubblico, cioè quando io aumento il deficit, che nel grafico c'è la linea si abbassa, il debito pubblico aumenta, che nel grafico appunto la linea aumenta. Ora, visto che ho già fatto alcuni video sul debito pubblico e alcuni li hanno fraintesi, vediamo di chiarire un paio di cose. Con questo video non voglio dire che non bisogna fare deficit. Con questo video non voglio dire che non serve fare debito pubblico, con questo video non voglio dire che avviva l'austerità, eccetera, eccetera. Con questo video voglio semplicemente dire a tutti i politici e a tutti gli elettori che aumentare il deficit per diminuire il debito pubblico è un'affermazione falsa a livello economico. Se io faccio deficit per un periodo prolungato, il mio debito pubblico, stai tranquillo, che aumenterà. Non diminuirà. Ora, alcuni di voi che masticano un po' di più l'economia potrebbero dire: ma il moltiplicatore keynesiano, perché non parli del moltiplicatore keynesiano? Del moltiplicatore keynesiano ne vorrei parlare in un altro video perché è un argomento molto complesso e anche interessante da sviscerare. Come abbiamo visto nei casi pratici, il moltiplicatore keynesiano non ha abbastanza poteri magici da demolire una regola base dell'aritmetica, e cioè che somme negative dà un risultato negativo. Però ripeto, argomento moltiplicatore keynesiano in un altro video. So la sua esistenza, so come funziona e so tutti i suoi limiti e difetti. Però non è sufficiente a diminuire il debito pubblico. Ma sicuramente in sala c'è ancora qualche scettico, quindi proviamo con un piccolo ragionamento per assurdo. Se questa relazione fosse vera, cioè più deficit uguale a meno debito, perché tutte le altre nazioni non lo stanno già facendo? Sono più stupide di noi? No! Semplicemente non funziona così, non è così che va il mondo. E alla fine del video vi lascio anche un piccolo paragrafo del mio libro di macroeconomia che spiega semplicemente che se fosse così semplice, tutti questi economisti non esisterebbero. Quindi in conclusione, sia l'evidenza empirica che la teoria economica concordano sul fatto che più deficit non fa diminuire il debito pubblico. Mettiamocelo bene in testa. E comunque, se siete convinti che un paese come l'Italia, che non cresce da 20 anni, con una classe politica abbastanza discutibile da destra e sinistra, in toto sto parlando, con tutti i problemi che ha, sia capace di distruggere questa regola economica e aritmetica, beh, siete liberi di farlo. Ma l'importante è sapere che è una questione praticamente impossibile o quasi. È un po' un atteggiamento da terrapiattisti. Potete pensare tranquillamente che la Terra sia piatta, ma la scienza ad oggi ci dice che non è piatta. Stessa cosa in economia. Ed è anche bene sapere che se siete convinti che aumentando il deficit il debito diminuisce, state un po' giocando alla roulette russa, con le probabilità di vincere estremamente scarse. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!